Ciao amici, sono Giuliano Adorno per pianosolo.it e oggi parliamo del mordente. Oggi allora parliamo del mordente. Che cos'è il mordente? Il mordente appartiene alla categoria degli abbellimenti. Cosa sono gli abbellimenti? Gli abbellimenti sono delle piccole ornamentazioni della nota. Il mordente graficamente si può trovare di vari tipi. Questo è un mordente. Questo è un mordente inferiore, si riconosce perché ha un trattino verticale. Questo è un mordente doppio e si riconosce perché è una linea zigzag più lunga. E questo è un mordente doppio inferiore. Ma vediamo adesso come si esegue un mordente. Allora, innanzitutto bisogna prendere la nota reale, che nel mio esempio è un Do, e nel caso di mordente superiore alternarla alla nota immediatamente superiore, quindi in questo caso Re. Si andranno ad alternare Do, Re e così via. Quindi il mordente in alcuni testi sarà trovato come risolto con tre note, quindi Do, Re, Do in questo caso, anche se la storia della musica fino a Carl Philipp Emanuel Bach vuole un'esecuzione che inizi dalla nota superiore. Quindi quando il mordente è un mordente cosiddetto superiore, in realtà andrebbe risolto Re, Do, Re, Do, in questo caso. Quando il mordente invece è inferiore, si parte dalla nota reale, si suona la nota inferiore, in questo caso un Si, e poi di nuovo la nota reale. Andiamo agli esempi pratici. Andiamo a eseguire questo primo tipo di mordente. Come vedete è su un Do e quindi devo eseguire in alternanza le note Do, Re e Do. Se decido di applicare, diciamo, la risoluzione del mordente con tre note in totale, sarà Do, Re, Do. Se decido di partire, come prassi vorrebbe sempre, dalla nota superiore, inizierò per l'appunto dal Re e le note saranno 4, Re, Do, Re, Do. Per quanto riguarda il mordente inferiore, invece partirò dalla nota reale e andrò a eseguire Do, Si, Do, quindi sempre tre note. Quando abbiamo un mordente doppio, superiore, posso suonare cinque note partendo dal Do, quindi Do, Re, Do, oppure sei note partendo dalla nota superiore, Re, Do, Re, Do, Re, Do. Naturalmente il tutto va contestualizzato, dipende da quanto tempo ho nel brano, quanto posso allargare, quanto posso respirare e quant'altro. Nel caso di mordente inferiore suoneremo 5 note, saranno Do, Si, Do, Si, Do. Ma adesso andiamo a studiarlo questo mordente. Prendiamo come esempio per l'appunto il suddetto minuetto numero 2 dai 12 piccoli pezzi di Johann Sebastian Bach, dove vediamo che alla seconda battuta abbiamo subito un bel mordente su una nota Si. Allora, partiamo dal presupposto di volerlo eseguire in quella che è forse la modalità esecutiva più frequente, ovvero suonando solamente tre note Si, Do, Si. Allora, il suggerimento è quello di definire e decidere quale diteggiatura si utilizzerà su questo mordente. Calcolando, il nostro testo ci indica terzo dito, questo significa che useremo terzo, quarto, terzo. Il quarto dito, poverino, a volte è un po' debole, quindi possiamo intanto studiarlo allenando la muscolatura delle dita. E così via. Poi possiamo pian piano velocizzarlo. Dopodiché dobbiamo iniziare ad essere molto rapidi.
La grande difficoltà sarà quella di mettere il mordente, come da prassi per questo tipo di abbellimento, in battere. Quindi, così come si studia per l'acciaccatura, andremo a studiare il mordente assicurandoci che la prima nota del mordente sia precisamente sulla pulsazione. Se abbiamo si do si, sarà insieme alla pulsazione ritmica. Si do si, si do si, si do si. E ci alleneremo anche suonando solo la prima nota del mordente, quindi la nota reale, insieme alla sinistra. Quindi dobbiamo riuscire a percepire all'udito e al tatto che le due dita si stanno muovendo in contemporanea. Dopodiché proviamo ad aggiungere. Facendo sempre attenzione che il mordente inizi in contemporanea alla nota della sinistra. Attenzione a non suonarlo in levare. Questo non è corretto. Non è corretto perlomeno, diciamo, fino a romanticismo, oppure perlomeno fino ad altri esempi o ad altre altri brani anche di repertorio più antico che però prevedano un maggiore respiro. Nel caso in cui invece decidiamo di applicare la regola secondo la quale il mordente viene eseguito partendo dalla nota superiore, dobbiamo esercitarci in modo simile, ovvero alleniamo la mano di modo che i nostri muscoli siano pronti a fare qualcosa di molto veloce. E quando lo metteremo a mani unite, ci dobbiamo sempre sincerare che la prima nota del mordente sia insieme alla nota della sinistra. Questo deve andare insieme. Quando aggiungo l'abbellimento, se è scomoda la diteggiatura 4-3, posso provare anche altre diteggiature, ad esempio 3-2 può funzionare, ma comunque diciamo la diteggiatura è una cosa molto personale, quindi si può, diciamo, avere un approccio più euristico a cercare quella che è la nostra preferita. In caso di mordente doppio, come già detto, andremo a suonare si do si do si. Mi raccomando, sempre insieme alla sinistra. Se decidiamo di partire dalla nota superiore, dovremo essere ancora più rapidi. E così via. Buon mordente a tutti, buon divertimento e se avete dubbi oppure domande da fare, non esitate a farle. Vi ricordo che Piano Solo dispone anche di una piattaforma di nome Piano Solo Maestro. Troverete tutte le informazioni su pianosolo.it.